Alle mie spalle abbiamo la stazione ferroviaria di Bergamo e io devo andare a Ciampino. Adesso, fino a 10 anni fa circa, c'era un volo diretto della Ryanair dall'aeroporto di Orio al Serio, che è qua vicino, a Ciampino. Peccato che quel volo non ci sia più da 10 anni e quindi per andare in aereo da Bergamo a Ciampino ci sono modi più divertenti. Adesso qualcuno si aspetterebbe, visto dal titolo, Bergamo Ciampino in aereo, che io prenda il bus per l'aeroporto e vada in aeroporto. Troppo semplice. Non ci sono voli per la destinazione da cui farò scalo per poi andare a Ciampino adeguati all'ora che mi serve a me, quindi devo andare in un altro aeroporto che non è a Milano, è dall'altra parte. Quindi direi di iniziare questa lunga tirata e vedere anche quanto ci mettiamo. Sono le 11.02, non si vede niente. In realtà il mio treno parte alle 11.20, quindi voglio iniziare a cronometrare il tempo da qui. Partirà il treno dalla stazione di Bergamo a quando atterrerò all'aeroporto di Ciampino questa sera. Sempre se arriviamo questa sera, e sarà curioso da vedere. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram, che apparirà adesso in sovrappressione. Eccoci qua sul settimo binario della stazione. Direi di salire, che mancano ancora 10 minuti e niente, abbiamo sto cronometro. Previsione, secondo me ci stiamo nelle 10 ore, sì, da orario dovremmo atterrare alle 20.40, ma la Wizz Air non è molto affidabile. Iniziamo sta maratona. E mentre abbandoniamo la stazione di Bergamo, è ora di iniziare a cronometrare quanto ci vorrà per compiere questo lungo viaggio. Avevo detto sulle 10 ore, ma il risultato fu sorprendente. Appena arrivati a Treviglio alla fine, e adesso si prosegue verso Verona Porta Nuova. Da Verona Porta Nuova poi in aeroporto a Verona, quindi si parte da Verona. La cosa bella è che il volo per Ciampino probabilmente avrà almeno 2 ore di ritardo dall'aeroporto, che non è Verona in realtà, perché devo andare prima in un altro aeroporto e poi... Stai zitto! E poi il treno Reco Express 26 e poi 23, a Ciampino, ecco. Da Milano Centrale. Il problema è che quell'aereo per Ciampino sta facendo una rotation abbastanza pesante, vedendo la fly radar, e diciamo che adesso è a Londra con 2 ore e mezza di ritardo, che è eccellente proprio, considerando che arriveremo domani mattina, non lo so, arriveremo dopodomani. Domani volevo andare in Calabria, però ho fatto bene a non fare ancora i biglietti, sinceramente. Cioè, si sta già riempiendo la banchina per Verona, sarà un bel incubo, lo so, perché Verona, specialmente a quest'ora, sono la total sofferenza e io non volevo prendere, però purtroppo volevo andare via a un altro posto e prendere un treno in mezzo al nulla, però purtroppo certe cose non sono riuscito a farle. Comunque dai, avanziamo verso Verona, filmiamo il filmabile e basta. È positivo il fatto che abbia trovato posto, il problema è che diciamo che non siamo su un treno ideale per 2 ore di viaggio. Adesso siamo arrivati a Verona. Prima il personale di Trenord, che non è a conoscenza delle condizioni di trasporto della loro compagnia. Grazie mille, come sempre. C'è carenza di personale, lo so. Però assumete gente che sa stare al contatto con i clienti, se la volete mettere come capotreno, se no mettetela in cabina, non lo so. Per prima cosa. Per seconda cosa, sempre parlando di personale, alla TV evidentemente non c'è cosa che sia aiutare il cliente e non farlo aspettare, visto che appena la macchinetta mi ha stampato questo al modico costo di 6 euro per fare 15 minuti di tratta con un bus interurbano, non con servizio premium, l'autobus proprio apposta ha chiuso le porte ed è partito. Ah, e aveva 4 minuti di ritardo, non è che era l'orario, cioè se aspettavi 10 secondi non cambiavi niente a nessuno, no? Devi creare disagi alla gente. Questo è un insulto, secondo me, anche allo scalo di Verona, che si ritrova mal servito da un trasporto pubblico così scadente che non si può vedere.
e quindi lo eviterò in futuro, perché io non pago 6 euro per un servizio che fa schifo, sinceramente. E dopo lo schifo avuto per raggiungere l'aeroporto di Verona, mi sono ritrovato in aeroporto mezzo in costruzione, con l'autobus che scaricava gli arrivi, molto lontani dalle partenze, e ho quasi perso l'aereo nel capire la segnaletica. Purtroppo l'aeroporto di Verona, con queste costruzioni, sta avendo seri problemi, secondo me, e non è al momento l'aeroporto più adeguato su cui partire. Il velivolo che ci porterà verso la prima destinazione è Eco Charlie November Oscar Sierra, chiamato da Volotea La Lane. Io sinceramente già dal nome del genere non ci vorrei salire, ma purtroppo devo andare a Ciampino, quindi... Riguardo a Volotea non c'è molto da dire, è semplicemente pessima, sono stato anche preso in giro da loro, ma farò un video al riguardo. Magari con questa vista un esperto potrebbe anche riconoscere l'aeroporto e sentire anche i bambini veneti che strillano e un volo pieno di odiose famigliole, beh, potrebbe facilitarvi ancora di più. Ma aspettiamo ancora 15 secondi e vi dirò dove faremo questo scalo per Ciampino. Indietro il vivolo che mi ha portato qua ai 50 gradi fuori, vi do il benvenuto a Olbia, che sarà il nostro scalo per oggi verso Ciampino. Dire che il volo ha fatto schifo, come ho detto prima, è stato un diminutivo, ma ne parleremo appena esco fuori da qua. Mamma mia, sono uscito un attimo dall'aeroporto, fa un caldo veramente pessimo, proprio caldo, non si può, è invivibile. Cioè non so come fa la gente qua ad andare in vacanza, sinceramente, non venivo in Sardegna da anni, ma sono veramente spaventato dal caldo che fa. Adesso, per carità, io devo stare qua 2 ore e mezza e poi tanti saluti, il Lazio mi aspetta, domani si va in Calabria, quindi sti cavoli. Probabilmente al mare non senti così caldo, sarà magari l'aeroporto, non so, io veramente... Sto sudando stando seduto, che è una cosa impressionante. Il volo comunque, come ho detto prima, ha fatto veramente schifo, perché comunque il livello di comfort è veramente pessimo riguardo al Volotea. Gli assistenti di volo, cioè nì, perché comunque sì, allora mi hanno aiutato un attimo perché non mi andava la prepagata, però la signoria, mentre inserivo il codice della prepagata, che mi stava guardando, almeno mi sentivo osservato, non mi è piaciuta la scena. Una volta che poi non c'è molto altro, il servizio di bordo 5,70 euro per una Coca-Cola e per un Kit Kat mi pare abbastanza alto, però non vorrei dire boiate, tanto adesso fra mezz'ora prendo Wizz, quindi non dovrei avere grossi problemi. Infine volevo osservare che mi sono preso un Brezel prima, 3 euro. Cioè adesso io ieri ero in Svizzera e lì le stesse cose costano 2 franchi. E stando al cambio attuale, 1 euro equivale a 1 franco, quindi è possibile che l'aeroporto di Olbia è così tanto costoso. Vabbè, è ora di tornare a Roma e andiamocene, va. Mi hanno cambiato il gate all'ultimo, per poco non perdevo l'aereo, ma ci siamo. Addio Olbia, andiamo a Ciampino e conquistiamo il Bergamo Ciampino in aereo, finalmente. E comunque non sono l'ultimo a bordo, tra l'altro questi interni su Zerno Lione, visti, sono quelli penso più nuovi, perché questo aereo è Alfa Hotel Alfa Lima Zulu Hotel ed è uno degli ultimi Airbus A321neo in flotta Wizz Air, quindi penso che abbiano modificato leggermente gli interni. Il comfort resta comunque uguale rispetto agli altri dei Airbus A321, completa fila gonfia, perfetto, questo sarebbe l'esperimento, già lo so, mezz'ora di volo, vediamo se va e basta, dai, andiamo. E così fu, il volo fu eccellente e non c'è molto da dire, se non che ho preso anche l'insieme
solito Kit Kat e Coca-Cola e l'ho pagato 5 euro. 70 centesimi in meno di Volotea. Ricordo che Wizz Air è molto più economica di Volotea in generale. Però va bene così. Arriviamo subito a Ciampino dopo un fantastico approccio a Roma, passando sopra Roma, e vediamo col cronometro quanto ci abbiamo messo. Mentre sorvoliamo la stazione Termini e ci continuiamo a abbassare verso l'aeroporto di Ciampino, volevo dare un sommario dei costi e di come sta questa esperienza. Bene, io ho pagato 62 euro per il volo da Verona Olbia, 10 euro per il volo da Olbia a Ciampino, 6 euro per quell'autobus marcio da Verona FS a Verona Aeroporto e per il resto, beh, nel tratto lombardo sono provvisto di abbonamento, io viaggio comunque in Lombardia e se quantificassi il costo totale per venire da Bergamo a Verona via Treviglio è sui 15-16 euro. Come tempo ho messo 9 ore 10 solo perché sono stato fortunato che hanno cambiato l'aereo all'ultimo e siamo riusciti a proseguire in orario. Infine, beh, questa esperienza la raccomando a altre persone? No, assolutamente. Il Freccia Rossa ci mette 3 ore e se lo prenoti in anticipo lo paghi anche 60-70 euro. Io, se prendete l'autobus, 20 euro, 25 euro. Però fate terra, non fate scali strani e io sono stato fortunato perché Verona Olbia può costare molto di più. D'altronde non è fatto Bergamo-Ciampino per essere fatto un aereo, se non con il volo diretto. E se vi chiedete perché io sono molto interessato a questo volo, beh, è una questione di infanzia. Io da piccolo prendevo sempre questo volo ed era uno dei miei primi contatti con l'aviazione. E quando da 15 anni porti quella passione, beh, riprendere i tuoi primi voli d'infanzia ma farli in altri modi perché non ci sono più dispiace. È un dispiacere per me lasciar perdere quel ricordo d'infanzia, questo è un ricordo d'infanzia ed era anche utilizzato. E per chi come me parte dalla bassa bergamasca e va nella zona est di Roma, non ha senso prendere alta velocità, perché tanto comunque ci metti 40 minuti ad andare da Termini alla zona est di Roma, dipende poi dove vai, magari se stai proprio sotto sul Valbusta, sotto Nagnina, ci metti anche 20 minuti, però poi se devi andare avanti. E mentre da Bergamo comunque devi andare a Verdello, devi andare a Treviglio, prendere un altro treno fino a Milano e poi Freccia Rossa, con le solite coincidenze di treno. Quindi ecco perché è scomodo il treno per chi, come me, era in quella situazione. Lo so che non siamo in tanti, però comunque qualcuno c'è. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!